Per cui questa idea un po' di ambigua di utilizzo delle sostanze, da una parte liberatoria, dall'altra parte di controllo mentale, accompagneranno tutta quanta la storia degli anni 60 e 70. Lo stesso personaggio sarà un personaggio agli antipodi di Timothy Leary, che appunto è un classico scienziato comportamentalista, un scienziato che appunto fa parte del sistema, un scienziato che fa parte di un tipo di studi appunto sponsorizzati dalle università ufficiali. C'è un tipo come Ken Kesey, che era un scrittore, che è un grande personaggio che fa parte della scena un po' bohemian beat californiana degli anni appunto 50-60, che cerca di deragliare l'uso di queste sostanze verso un uso appunto da una parte ludico, in maniera molto ampia, e da una parte un uso eversivo, per cui da subito ci sarà una divisione non ben definita tra questa sostanza verrà prodotta da circuiti appunto anti autoritari, dall'altra parte continuerà l'uso da parte delle autorità per controllare le menti, in particolare per controllare l'esplosione anti-autoritaria che viene fuori negli anni 50-60 contro il maccartismo, contro poi il sistema industriale militare americano. Non è un caso poi che i primi grandi usi a livello di sperimentale dell'LSD vengono all'interno di basi militari, i famosi grandi casi che poi spaventeranno l'opinione pubblica, delle persone che si buttano dalle finestre, le persone che diventano matte attraverso appunto l'uso di queste sostanze, sono in realtà piccoli esempi, piccoli casistiche che avvengono all'interno di basi militari, quando appunto la sostanza viene distribuita a loro insaputa a militari, che ovviamente essendo strutturati in un certo modo per seguire un certo tipo di comportamento, appunto il comportamento da tipico militare, per cui vengono istruiti per ammazzare la gente, non certo per fare dei voli filosofici, queste persone verranno appunto a contatto con queste sostanze, avranno delle tipi di risposte molto molto violente. Queste cose ormai sono su YouTube, potete guardare su qualsiasi, sono molti siti che fanno vedere esperimenti condotti sia dalla CIA sia dal MI5 inglese, si vedono online, ci sono gli esperimenti fatti su corpi speciali o su la fanteria appunto inglese o americana, in cui questi personaggi usano le sostanze tipo l'LSD, la mescalina eccetera eccetera, e di certo non creano né musica rock, non creano arte, non creano nuove religioni, ma in particolare hanno solo un utilizzo più che altro per sconvolgere l'esercito. Sono sostanze chimiche che fanno parte di uno studio di guerra chimica, per cui nulla a che fare con questo tipo di percezione che abbiamo noi rispetto a queste sostanze. Per cui si parte dal un uso delle parole, per cui stati alterati di coscienza, e le parole sono molto, molto precise, si altera la coscienza, mentre si creerà da un'altra parte un gruppo di persone che studierà gli stati modificati di coscienza, per cui si modifica la coscienza e non si altera, per cui è un uso di le sostanze che cerca di rilacciarsi in qualche modo al vecchio uso più o meno spirituale, religioso, che c'era in molte società. Purtroppo questa cosa porta a un'esplosione negli anni 50-60 delle sette, di sette parareligiose. Lo stesso Timothy Leary, quando cercherà di creare un ambiente adatto a questo uso di sostanze, si inventa l'LSD, la Lega per la scoperta spirituale, per cui il sviluppo spirituale, per cui l'idea di creare due nuove chiese e offrire alle persone un utilizzo all'interno di una nuova chiesa. Ken Kesey, da parte sua, che fa parte di una scena bohemian, di una scena molto appunto artistica, di una scena che nulla vuole a che fare con nuove chiese, nuovi preti, nuovi guru, distribuisce questa, lui faceva la cavia in questi esperimenti, porta fuori dai laboratori questa sostanza, distribuisce ai suoi amici appunto poeti, scrittori, artisti,
e mette in moto un qualcosa che darà i suoi frutti da lì a 5-6 anni con i famosi acid test, che in realtà sono dei rave antilitteram in cui un gruppo che si chiamava appunto Grateful Dead cerca di creare quella vecchia idea wagneriana della sinestesia, per cui unire la musica, unire la parola, unire le luci, unire il ballo in un'unica forma espressiva. Per cui gli acid test di Ken Kesey sono delle forme modernizzate appunto di questa vecchia idea di dare e formare arte totale. Ovviamente la cosa sfugge di mano, non si sa bene se brutalmente o meno, a un certo punto, per cui nel 66 tutto questo grande circo esperienziale diventa illegale. Nel 66 in America e poi ovviamente in tutte le altre nazioni dell'Occidente queste sperimentazioni cessano, anche se sino a quel momento bisogna dire che molte persone molto attente, interessanti dal punto di vista proprio etico e anche artistico e filosofico, in Italia un certo Servadio usa le sostanze psicoattive per studiare il modo di creazione artistica. Tra questi, tra i tanti che parteciperanno a questi seminari, ci sarà anche un certo Federico Fellini, che sarà uno dei primi registi in Italia a utilizzare l'LSD per creare dei racconti filmici. Ci sarà anche altri registi che a Roma seguiranno questo tipo di studi fatti con Servadio, per cui sino al 66 in qualche modo è un tipo di esperienza molto molto importante per la creazione artistica. Quello che avviene poi dopo ovviamente è un continuo giocare al gatto e al topo tra un continuo controllo sociale in momenti di massima isteria in cui servirà bloccare l'antagonismo dei giovani, per cui sarà utile criminalizzare le droghe, e altri momenti sarà utile lasciarle correre, perché appunto le droghe forniranno, specialmente in paesi molto pragmatici come l'Inghilterra, formeranno una classe creativa molto importante che servirà per ristabilire le fortune finanziarie dell'Inghilterra, nel momento in cui l'Inghilterra era, dopo la fine del grande impero britannico, era alla ricerca di nuovi modi per portare avanti la propria, vendere l'immaginario inglese. E molte persone appunto nella Swing in London monetizzano l'esperienza con le sostanze psicoattive. Lo faranno i sarti, lo faranno i parrucchieri, lo faranno ovviamente i gruppi pop, lo faranno anche molti psicoterapeuti. Ecco, la psicoterapia sarà uno dei grandi fruitori di questa onda. In America, quando si iniziano a usare le sostanze in alcuni ambienti, che sono gli ambienti di Hollywood, gli ambienti di persone che vanno normalmente dagli psichiatri o dagli psicanalisti, i psichiatri, i psicanalisti faranno pagare in maniera molto molto cara l'uso di queste sostanze. Si parla di $100, persone come Alpert, che era il socio di Timothy Leary, o altri personaggi che facevano questi seminari, magari portavano questi personaggi a fare le esperienze in Messico, facevano pagare $100 a viaggio, per cui parliamo di cifre che in quegli anni sono cifre spaventose, parliamo di praticamente lo stipendio di uno medio di un operaio nelle industrie americane. Per cui c'è molto poco di liberatorio in queste tipo di esperienze, cioè si è inserito questo tipo di esperienze nell'economia, per cui quando i primi personaggi appunto della scena psichedelica, della grande rivoluzione psichedelica, cominciarono a capire che questa cosa deve essere strappata sia dal controllo militare sia anche dalla scena psichiatrica e psicoanalitica, farà una grande rivoluzione, perché appunto strapperà dall'idea di monetizzare, di rendere in quel modo parte integrante dell'economia anche l'esperienza psichedelica, in che modo? Distribuendo gratuitamente l'LSD nei luoghi canonici, che sono appunto i concerti pop, che sono appunto le prime
forme di vita comunitarie nelle comuni americane, che non sono solo quelle, i crash pads, per cui non sono solo le case in cui la gente va a dormire perché non ha posto per stare, ma sono anche esperimenti di vita esistenziale, per cui le comuni in campagna, le comuni agricole, per cui in questi luoghi la l'esperienza psichedelica avrà una un'importanza molto molto forte. Questa cosa, per cui sarà sempre doppio binario, un'esperienza molto schizofrenica, perché appunto, come già avevano capito i surrealisti, sarà gestire la schizofrenia in maniera creativa è una cosa, d'altra parte controllare gente che non ha nessun tipo di approccio, di conoscenza di questo tipo di momenti estatici sarà molto dura, per cui quando un certo Charles Manson nel 69 creerà delle comuni in cui attraverso l'uso delle sostanze arriverà a controllare anche lui le menti di giovani persone, parliamo di minorenni, parliamo di gente che non ha nessun tipo di esperienza, di conoscenza, di stati di coscienza modificati, sarà buon gioco per lui di creare un gruppo di persone disposte a tutto pur di far parte, di cementare l'esperienza all'interno di questo loro gruppo, che era un gruppo appunto gestito, comandato da una persona adulta, una persona cosciente, una persona che aveva una sua idea, una sua paranoia, che era quella di controllare un tipo di società, in attesa dell'Helter Skelter, che secondo la sua visione era quello quando appunto spingere al massimo la rivolta nei ghetti, la rivolta degli afroamericani, spingere gli afroamericani a appunto attaccare la borghesia bianca benestante, e in questo grande scannamento generale lui sarebbe ritirato nel deserto con il suo gruppo di gente eletta, di gente che appunto aveva imboscato delle grandi quantità di benzina, ha imboscato grandi quantità di armi, grandi quantità di mezzi di trasporto, sarebbero tornati loro nelle città, avrebbero preso il potere nelle città appunto per controllare una situazione appunto post più o meno post atomica, post olocausto. Appunto, questo che può sembrare un plot di un romanzo di fantascienza da pochi soldi, in realtà era qualcosa che non solo Charles Manson portava avanti, ma anche altri gruppi all'interno di quello che si chiama fascismo psichedelico. In America ci sono stati grandi gruppi di adulti che facevano gioco di questi ragazzini che venivano appunto in qualche modo drogati come una grande fiaba gotica dagli orchi o dalle streghe, e venivano usati appunto non solo per prestare banalmente servizi sessuali agli stregoni di turno, ma anche per creare delle società molto molto controllate, in cui appunto si creava una specie di teocrazia basata sull'uso di sostanze psichedeliche. Un altro gruppo era quello di Avatar, che era una rivista psichedelica di un certo Lyman, che era un ex cantante folk che viveva a Boston, e lui, anche lui fece una comune in cui l'uso di sostanze appunto psicoattive serviva a fare un processo di decondizionamento del lavaggio del cervello in giovanissimi ragazzi che scappavano di casa, che approdavano nella sua comune. Tra i tanti personaggi più o meno famosi c'era questa, gli attori che ha interpretato Zabriskie Point di Antonioni, Daria Halperin e l'altro ragazzo, non ricordo come si chiamava, che appunto tra l'altro andavano a fare delle rapine in giro per procurarsi appunto denaro per questa loro comune. E uno dei testimoni di questa follia collettiva fu buonanima il direttore di Actuel, che era una rivista francese alternativa, Bizot, che andò appunto ospite in questa comune e venne drogato a sua insaputa, e venne circondato da una ventina di ragazze che cercavano appunto attraverso dei mantra di fargli il lavaggio del cervello. Lui scappò nudo per strada e riuscì in qualche modo a evitare il lavaggio del cervello. Questa cosa si ripeté in diversi luoghi delle Americhe, per cui da una parte appunto totale schizofrenia, totale liberazione, dall'altra parte totale controllo delle menti.